espressione piena della qualità di una squadra che può essere temibile su qualsiasi campo. Adesso Thomas cerca addirittura la conclusione a rete. Rema deve riaprire un girone di andata al di sotto delle aspettative, superare la zona di sicurezza, però vediamo di nuovo un errore pericolosissimo e come si è introdotto in area Ranotu. Il Crema davvero non sembra poter, di nuovo stacca Massoni altissimo, ma c'è il colpo subito di Gian Gaspero. Andelli pronto a mettere il pallone al centro, si sbraccia l'allenatore dello scanso Rosciate per richiamare le marcature col pallone al centro, arriva Gomez e per veramente pochissimi centimetri non riesce l'incornata al centrocampista nero-bianco. Sarebbe stata veramente un'occasione straordinaria, una conclusione a rete difficilissima per il portiere Stuani. Ancora il cross al centro, interviene, attenzione, Marenco riesce a anticipare l'attacco dello scanso Rosciate. Andelli avanza, cerca di mettere il pallone ancora in maniera imprecisa, viene respinto, adesso ancora Stankevičius, si libera Gomez ma va a servire Porcino al centro, bello il pallone per Thomas, dal limite dell'area riesce a mettere il pallone al centro, bellissima la conclusione di Luca Thomas, sfila di pochissimo la sinistra della porta difesa da Stuani, poteva alzare un po' di più questa palla, impossibile per i giocatori del Crema arrivare, ma recupera ancora Gomez cerca anche lui la conclusione da fuori, parata in due tempi da parte di Stuani. È arrivato al Crema in corso d'opera, ormai a campionato iniziato, ma sicuramente sta mettendo a frutto la sua grande esperienza. Vediamo Marrazzo, l'imbucata incredibile, Porcino l'ha visto, grande verticalizzazione, Marrazzo si era infilato nella difesa dello scanzo Rosciate, ha mancato l'appuntamento con la palla davvero di un soffio, di un millimetro. Attenzione, il Crema con questa azione d'attacco, il pallone stava arrivando sulla testa di Marrazzo, Marrazzo che sta attento, pronto, viene alla fine atterrato, c'è il calcio di rigore per il Crema, prende la rincorsa e gol, 1-0 per il Crema, Carmine Marrazzo si procura il rigore ed è lui stesso a segnare e a portare i nerobianchi in vantaggio, è il bomber Carmineto. Pallone in area, in corner lo scalzo Rosciate, salva il risultato Mandelli proprio di fianco a Marenco e rinvia fortissimo, poi di nuovo lo scalzo Rosciate lungo, ma è Marenco che fa sua la palla. Interessante questa punizione per il Crema, difficile che Beraghi possa tentare la conclusione a rete perché è molto defilato, però sicuramente può scodellare il pallone in mezzo all'area e così fa, salta Pagano, allunga Porcino adesso nell'area della zona del calcio d'angolo, va a servire ancora Stankevičius al centro, Thomas ancora Stankevičius per Thomas, si libera molto bene Mandelli, può tirare, è incredibile cosa ha sbagliato Andrea Mandelli. Saltano in tanti, pallone proprio che piomba dall'alto sulla mano di Marenco. Pallone, attenzione, arriva tra i piedi di Renato, poi a Spampati e poi a Gian Gaspero e alla fine siamo completamente allibiti per questa decisione folle dell'arbitro che decide di espellere Massoni, regolarissimo e correttissimo per tutta la partita, una decisione ridicola da parte dell'arbitro Daniele Cannata. È inspiegabile. Recuperano e si posizionano bene tutti i giocatori nerobianchi e quindi rallenta il tiro, attenzione, il pallone al centro, saltano di testa, si libera il pallone, adesso può chiudere a rete e la parata bellissima di Marenco sul tiro di Lamera, attenzione però ancora scanzo Rosciate in attacco e il pallone alla fine entra, incredibile. Però Gian Gaspero è costretto a uscire, ma ancora scanzo Rosciate in possesso di palla, adesso sulla sinistra c'è libero Gotti, recupera il pallone, cerca di accentrarsi, è libero, può tirare, attenzione, il rischio e alla fine interviene, no ma c'è il fallo nettissimo, anzi c'era la posizione di fuori gioco da parte del numero 5 Paris fischiata.